io se voglio, Allora, mentre l'avvocato si prepara, due cose, prima che poi c'è il fuggi più tardi. Allora, questa sala chiaramente... lo so, l'ha battuto il bigliettino, sì, c'hai ragione Valentina, che ha fatto Mirko? Infatti è metano, io sono metano, l'ha battuto dei bigliettini, è stata questa, perché ieri in Consiglio Comunale, praticamente per quanto riguardava gli interventi dei cittadini, erano partiti con l'idea che i cittadini scrivessero delle domande sul pezzo di carta o il nome della persona che doveva parlare, poi dopo loro avrebbero estratto a sorte. Sì, quella è stata la cosa più bella. E quindi insomma sta cosa ha fatto un po', ha creato un po' del subbuglio, diciamo, e poi le cose sono andate diversamente grazie a voi che eravate in sala, perché ieri è andata poi così, grazie a chi era in sala che ha chiesto che parlasse Mirko o io piuttosto o chi altri voleva, insomma, quindi il merito è stato poi dei presenti, ecco, loro. Sì, certo. Che mi è stato detto da una persona competente che ieri aveva dato questa iniziativa dei bigliettini, un cittadino ieri alla fine si è indignato perché non è stata rispettata la procedura dei bigliettini e quindi non tutti i cittadini hanno avuto la possibilità di parlare. Ok, ce l'ha con noi per motivi politici, ok? Sì, ma questa non è una questione politica, ragazzi. Non è un problema. Se c'erano altre persone qualificate che con argomenti avessero voluto parlare, potevano chiedere, non l'ha chiesto nessun altro. No, io l'ho chiesto come associazione dei consumatori, volevo toccare i temi della trasparenza dell'acqua. Sì, però forse non era la giornata della trasparenza, insomma. No. Trasparenza. No, la carta di dicevo, per questa sala dovremmo lasciare un contributo di 70 euro, ognuno lo fa come vuole quando uscite. E cosa importante, non a testa, e chi ce l'ha io? 50 centesimi a testa, anche meno, insomma. E poi un'altra cosa importante, ci state scrivendo in tanti sulla pagina del comitato. Noi non lo facciamo per lavoro, quindi cerchiamo di rispondere in diversi, un po' a tutti, però chi vuole entrare in comunicazione con le convocazioni delle riunioni, le iniziative che facciamo, ci deve mandare almeno un indirizzo mail e scrivetecelo magari con un messaggio privato sulla pagina Facebook, così facciamo un copia e incolla ed è più facile. Per chi non usa Facebook ci sarà Raffaella che per chi alza la mano insomma distribuisce un fogliettino adesso dove potete lasciare l'indirizzo di posta elettronica e magari il numero di telefono, perché chiaramente WhatsApp è la cosa poi più facile. Se qualcuno vuole essere operativo con noi ci sono vari livelli di partecipazione, chi vuole fare l'attivista proprio dandoci una mano, ben venga, siamo contentissimi. Chi vuole essere solo informato lo specifica e creiamo una chat diversa in cui ricevere comunicazioni quando ci sono i vari appuntamenti. Adesso lascio la parola a Monia e aggiungo che se volessimo fare una manifestazione il 28, la nostra proposta è che si fa un volantino che deve girare in tutte le case di Falconara, ma la cosa principale è il passaparola che fate ognuno di voi, perché il nostro vale il vostro. E nel retro del volantino, io, Mirko, Loris, insomma tutti gli altri che siamo impegnati su questi temi da tanto, pensavamo di dare una facciata, diciamo così, informativa, dove comunque diamo delle informazioni sull'indagine epidemiologica, oppure una copia di questo grafico per far capire cosa è successo, cosa fa il benzene. Insomma, dobbiamo dare un elemento informativo anche ai concittadini che poi magari decidono di non venire, ok? Non facciamo questo sforzo. Per fare questo sforzo in una settimana, per esperienza, noi facciamo un volantino entro domani, si va in tipografia, forse lo avremo pronto per martedì sera, e poi tra l'altro mercoledì è festa, quindi c'è il problema.
e i volantini poi in un paio di giorni bisogna distribuirli subito a Falconara. Quindi è sufficiente fare questo, non spaventatevi, perché è solo un discorso organizzativo. Ognuno di voi ci manda un indirizzo mail, un numero di telefono, ognuno di voi, ovunque sta, si fa i 10 palazzi e torna a casa sua. In un giorno e mezzo si fa tutta Falconara. Ok? Siamo d'accordo? Sì. Beh. Allora, il mio intervento è ovviamente in veste, diciamo così, di legale che sta seguendo da molto tempo queste vicende, ovviamente da un punto di vista procedurale. La decisione che abbiamo ieri sera, cioè che abbiamo preso ieri sera con diciamo, il gruppo qui, no? Roberto, Mirko eccetera eccetera, di far intervenire me in un contesto pubblico è stata una decisione molto importante ma anche molto delicata, ma necessaria per fornire una corretta e completa informazione di quanto è già all'attenzione della magistratura, perché anche le notizie stampa, no? Che abbiamo letto tutti, è come se all'attenzione della magistratura ci fosse soltanto questo procedimento aperto in conseguenza di questi ultimi fatti, e abbiamo letto tutti che siamo passati dal dottor Puccini come magistrato incaricato delle indagini, poi oggi è apparsa la notizia della dottoressa Bilotta per i reati poi contravvenzionali, il primo del getto di cose pericolose e poi di un vago così lesioni colpose. In realtà l'informazione corretta è che ci sono già da molti anni altri procedimenti pendenti, grazie ovviamente al lavoro fatto dalle persone che conoscete, ma soprattutto grazie a un primo esposto che 67 di voi, che spero e penso siate tutti qui stasera, insieme all'associazione Onda Verde, avete firmato a gennaio del 2015 e quindi depositato poi, quindi un esposto che è stato fatto grazie a voi alla firma di questi 67 falconaresi, che lamentando disagi ma proprio anche lesività dalle emissioni moleste che si percepivano, ribattezzate poi volgarmente ma semplicemente, più semplicemente puzze, già si sentivano, venivano percepite dal 2013, quindi in realtà c'è già un procedimento aperto, e in quel procedimento poi sono confluiti ulteriori esposti, denunce e querele, quindi in quel procedimento è stato oggetto di una prima integrazione da parte dell'associazione Onda Verde a marzo del 2017, è stato ulteriormente integrato da ulteriori querele da parte di privati a marzo del 2017. Poi all'interno di quel procedimento è confluita la querela per i fatti di gennaio del 2018, e tutti voi sapete che in questi giorni, o almeno chi vi è andato, parlo alla stazione dei carabinieri qui alla tenenza di Falconara, sa benissimo di aver firmato un documento nel quale c'era riferimento a questo procedimento, che è il procedimento, vi ripeto, depositato, firmato da questi veramente, cioè gloriosi 67 falconaresi che insieme all'associazione Onda Verde hanno firmato quell'esposto che ha dato poi esito a questo. Ma in questo procedimento è finita anche un altro esposto, querela,
che è stata fatta da parte di tre persone sul, diciamo così, non corretto funzionamento delle centraline e che è stato a sua volta oggetto di un'ulteriore integrazione. Quindi quello che voglio dire, evidenziare, in realtà il disagio, la molestia, lo sapete meglio di me, non nasce adesso, non nasce l'11 aprile, nasce molti anni fa, ma tanti, anche più dei fatti che abbiamo portato all'attenzione della magistratura. Ma che sia chiaro, all'attenzione della magistratura, al di là poi di quello che sia il nome del magistrato che sta svolgendo le indagini, questi fatti che voi avete attenzionato risalgono addirittura, partiamo dal 2013. Nel frattempo c'è anche un altro procedimento penale aperto che riguarda l'incendio della Casali e quindi parliamo di un ulteriore evento, diciamo dannoso, se non dannoso, pericoloso, che sicuramente ha esposto la popolazione al rischio, a pericoli che tutti, insomma, ben sapete che Mirko e Roberto vi parlano meglio di me. Ciò detto, quindi, che sia chiaro, quindi non è una storia che inizia oggi a Falconara, inizia da molto tempo e da molto tempo è stata attenzionata la magistratura. Ovviamente l'esito delle indagini, il corso delle indagini, come tutti sappiamo, sono coperte da segreto istruttorio. Possiamo dire soltanto che la magistratura sta lavorando. Questo, una cosa è certa, la magistratura sta lavorando. E su che cosa potrebbe lavorare la magistratura? Quali sono gli argomenti, le cose, i disagi, i danni che voi lamentate? Io ritengo che in tutta questa vicenda ci sono cinque paroline chiave importanti, che sono la salute, l'ambiente e la sicurezza in caso di incidente rilevante. La salute che vi interessa e che ci interessa anche all'interno di questi procedimenti penali pendenti è la salute intesa non solo come diritto individuale di ciascuna persona, ma la salute come interesse collettivo e che all'interno poi del codice penale e del codice del testo unico in materia ambientale assume la definizione di, guardate un po', di incolumità pubblica. E quali sono le normative che ci interessano da questo punto di vista e che potrebbero essere i reati laddove un domani individuati potrebbero essere contestati ai soggetti che dovessero essere individuati come responsabili? Ovviamente la normativa per noi di riferimento essenziale è ormai la legge 68 del 2015, quella che ha introdotto i cosiddetti ecoreati. E quindi io vorrei fare con voi adesso un piccolo esercizio, non vi voglio annoiare, ma per farvi capire che in realtà, diciamo, faccio un inciso, ritorno un attimo indietro, quando si è fatto quell'esposto e si è lavorato insieme il 67, no? Falconarese oltre all'associazione, tutti sanno che si parlava di getto di cose pericolose, che in realtà è un reato minore, è una contravvenzione, lo stesso di cui oggi sulla stampa si diceva, no? In merito alle indagini che si stanno svolgendo per gli ultimi fatti. Ma in realtà, se ognuno di voi adesso, facciamo questo esercizio, il cuore suo pensa a quello che da anni, no, si sta vivendo e che poi ha raggiunto questa fase, diciamo, apicale, ma per me c'è una comunque continuità di lesione, di offensività e comunque di pericolo, facciamo questo esercizio, io adesso vi leggo i reati e vediamo se ci può stare. In un attimo ci immaginiamo come se, ovviamente noi non abbiamo atti, svolto attività di indagine, però su quello che noi viviamo, perché noi siamo il testimone, non solo siamo persona offesa e testimone quindi del reato, perché la persona offesa è il primo e il più importante testimone del reato, laddove ovviamente il reato vi sia. Il primo reato, scusatemi che cerco di recuperarlo, che qui lo leggo meglio, è
il reato di il 452 bis del codice penale, inquinamento ambientale. È punito con la reclusione da 2 a 6 anni, con la multa da 10.000 a 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, tra le altre cose, anche dell'aria. Quindi chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile. Andiamo avanti, un altro reato importante, il disastro ambientale, il 452 quater. Chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale punito con la reclusione, quindi siamo fuori dal getto di cose pericolose, qui siamo nell'ambito dei delitti, da 5 a 15 anni. Sapete che cosa costituisce un disastro ambientale? Una delle tre fattispecie: l'offese alla pubblica incolumità, il concetto di salute dall'interesse collettivo di cui vi dicevo prima. Quindi è disastro ambientale l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Ci sono? Ce l'ho. Ce l'hai? Ok. È un piccolo esercizio, mi sono limitata a leggere una norma e vorrei concentrare l'attenzione su alcune anche qui paroline chiave, che sono: chiunque abusivamente inquina, chiunque abusivamente procura un disastro ambientale che comporta una compromissione, altra parola chiave, o deterioramento, altra parola chiave, significativa e misurabile, può commettere questi reati. Abusivamente, la norma avrebbe potuto dire: chiunque in violazione della normativa sui valori soglia, chi in violazione delle medie orarie, medie giornaliere, di cui voi sapete meglio di me, procura inquinamento dell'aria, perché c'è una violazione del valore soglia, del valore limite, quello che volete, può essere accusato, no? Può essere sottoposto a processo per questi reati. No! La parola che è stata, diciamo, dal legislatore, in qualche modo, in maniera avveduta, per il mio modestissimo parere, abusiva, è come una parola generale. Ma perché questo? Perché vi posso garantire che ci sono chili e chili di sentenze della Cassazione che dicono che se anche laddove fosse stato fissato esistesse un valore soglia, un valore limite, insomma un parametro per legge, dove fosse stato fissato per legge un valore, laddove anche quel valore venga rispettato, ma se io persona, io individuo, dimostro di essere da tempo oggetto di continue molestie, fastidi e purtroppo magari anche lesioni alla mia salute, anche se il valore fissato per legge è stato rispettato, il reato comunque si compie. Quindi al concetto di abusivamente è legato forse anche al discorso che da tempo la giurisprudenza in qualche modo aveva già fatto legge su questo principio. Quindi abbiamo detto questa cosa, concetto di abusivo. L'altro concetto, compromissione. E che cos'è la compromissione? La compromissione attiene invece a un concetto di relazione tra l'uomo e i bisogni, gli interessi che la cosa deve soddisfare. L'aria, io adesso sto semplificando, ma è così, serve per respirare, per vivere. Non è lo strumento e il tramite e il mezzo per respirare il peggio del peggio. Quindi la compromissione dell'aria c'è stata? Ragioniamoci sopra. Che cos'è la compromissione invece, che si realizza quando c'è un cosiddetto ecoreato? Quando la cosa
questo caso è l'ambiente o la salute, sia ridotta in uno stato tale da rendere necessario per il ripristino un'attività non agevole, ovvero quando la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce il valore all'uso, il valore o l'uso, scusate. Anche questa mi sembra calzante alla situazione che stiamo vivendo. Poi, il concetto di significatività e misurabilità. E questi concetti non sono legati, vuoi per il concetto di condotta abusiva di cui dicevamo prima, al valore soglia, al valore limite, ma sono legate al concetto di lesività e offensività. Quindi il fatto che già dal 2000, praticamente anzi con il procedimento, con l'esposto del 2015, 67 persone hanno detto che dal 2013, perché lì c'era un problema, abbiamo scritto nell'esposto, note ovviamente APIE, all'impianto di desolforazione. Allora, quindi, lesività, offensività, che è legata, cioè il concetto che tante persone insieme, in maniera continuativa, sono state sottoposte e soggette a questa, a questo disagio, a questa molestia, io direi a questo punto al danno. Ma per la legge sugli ecoreati quello che rileva non è soltanto il danno, ma anche il pericolo, perché questa legge, questa normativa punisce praticamente, dice se taluno dei fatti, quindi se il reato di inquinamento ambientale o disastro praticamente ambientale deriva da questi reati non un danno, ma soltanto il pericolo, cioè se da questa esalazione fosse di zolfo, fosse di idrocarburi non metallici, fosse di benzene, non deriva un danno, ma il pericolo che di inquinamento ambientale o di disastro ambientale ugualmente il reato si compie. E che cos'è praticamente il pericolo? È la possibilità, il rischio, la possibilità, io lo definisco misurabile, che un danno si verifichi. Quindi, se ci pensiamo, al di là che ci sia stato un danno o meno, da tutta questa situazione appare chiaro che quantomeno le condizioni affinché si creasse una situazione di pericolo, a nostro modestissimo parere, limitandoci a leggere questa legge, la legge sugli ecoreati, secondo noi ci sono. Ma quello che conta e che vorrei dire è che non nasce tutto da questa vicenda di questi giorni, ma la situazione è continuativa, è perdurante. Poi purtroppo si è verificata questa situazione di picco, ma la situazione è comunque continua e perdurante da anni. Non avviene, non inizia tutto l'11 aprile. Sull'ultima cosa poi la smetto qui. C'è un'altra normativa che ci può interessare, importante, lo so è lunga, però questa è importante perché secondo me, ma questa è una mia opinione, un po' a metà tra professionista, tra avvocato di campagna e cittadino qualsiasi, cioè il tentativo, io lo traduco così, che c'è da parte di tutti i soggetti coinvolti in questa storia è quello di far sì che questa cosa non sia funziona. Oh, grazie mille. Brava. Brava. Grazie, chi è stato? Bellissima, adesso sì. La potenti meglio. E che secondo me di, non lo so, è di non far risultare questa cosa come un incidente rilevante. Perché? Perché c'è una normativa specifica, no? Che è la cosiddetta terza Seveso,
terza perché viene dalla storia di Seveso, quindi quella che riguarda praticamente che cosa le aziende che sono a rischio di incidente rilevante devono fare per prevenire gli incidenti rilevanti e che cosa devono fare nel momento in cui si verifica un incidente rilevante, ovvero sia mettere in atto il piano di sicurezza, ecco che ritorna alle parole magiche dell'inizio, interna per chi vi lavora ed esterna per la popolazione, che dovrebbero aver redatto già pronto a monte. Quindi ne deduco che se nulla è occorso, compreso nessun allarme, per una semplice equazione logica, deduzione, è che praticamente non c'è stato nessun incidente rilevante. È molto semplice il passaggio, sto semplificando, ma non credo di allontanarmi rispetto a tutta quella che è la normativa, anche qui la 105 del 2015, la terza Seveso. Ma il detetto l'hai venuto adesso è fatto arrabbiare. No, un'altra chiave di lettura sul fatto che forse era meglio non dare l'emergenza. Chiave di lettura ipotetica. Ovviamente siamo nell'ambito delle mie fantasie. Certo, è tutto ipotesi, eh. Io sto fantasticando, ma questa cosa la devo dire, perché se non scatta il piano della sicurezza è perché non c'è stato un incidente rilevante. Ora è compito della magistratura, ovviamente, indagare se c'è stato o meno un incidente rilevante, dal quale poi, laddove vi fosse, scatterebbero tutta una serie di obblighi che l'azienda, ok, doveva mettere in atto unitamente a tutti i soggetti istituzionali, sempre come normativamente previsto. Una domanda, perché volevo fare un giro col microfono nuovo. Allora, non so se avete notato il giochino subdolo del fatto che le dichiarazioni erano non ci sono problemi sanitari e quindi non ci sono problemi, che fa parte di questa visione che l'incidente non è rilevante, perché se non c'è gente che va al pronto soccorso o ricoverata, perché non è che hanno chiesto ai medici condotti o al medico di guardia, ma dovevano esserci ricoveri prestazione pronto soccorso, grazie, mi ero bloccato, grazie. Allora io mi chiedo se allora questo è subdolo, perché chi di noi c'ha tempo sempre di andare a pronto soccorso, ditemelo, nella vita di tutti i giorni, in un momento in cui non c'è un'emergenza ambientale e tutti dobbiamo lavorare e i figli devono andare a scuola, ditemelo voi, se per un bruciore, una lacrima di occhi, lacrimazione degli occhi, ragazzi, sono stanco, naso col sangue al naso, mal di testa, chi ci va al pronto soccorso? Ditemelo. Nessuno. E allora nessuno va al pronto soccorso, perché tutti ci abbiamo da fare, perché non c'è l'attività produttiva bloccata, non c'è un'evacuazione, non c'è niente, e quindi non siete manco chiamati ad andare al pronto soccorso. Io non ci vado manco se mi si rompe una gamba tra un po' al pronto soccorso. E su questo giocano, su questo si gioca, perché noi siamo pigri. Perché non ci vogliamo da pronto soccorso, anche se ci abbiamo mezza giornata, io non ci vado a fare 3-4 ore d'attesa che mi mettono in codice bianco perché sono il coglione di Falconare che gli brucia gli occhi per benzene. E questo è il grande problema. Mirko, devi anche mettere. E questo però legalmente ci sono i bambini, ma se i bambini fossero stati a casa perché non c'era scuola e se noi non si lavorava perché non c'era l'impegno nel territorio, perché il territorio era sloggiato, e allora ci andavi al pronto soccorso, forse ci avevi qualche motivo per andarci e anche il tempo. Problema che se non ci sono le carte e se voi non presentate un certificato medico di pronto soccorso, ste denunce valgono meno. Bravo Mirko. No. Vabbè, per me valgono meno. Adesso mi smentisce, perché ti volevo chiedere, secondo te meglio è, in maniera molto estemporanea, più carta c'è meglio è. Però ecco perché io voglio rimarcare che questo non è il primo procedimento. Ci sono tanti procedimenti che sono confluiti in tutto in quel procedimento che è scritto nella vostra querela. Un ulteriore esercizio pensierino,
tanto vi ho letto alcuni reati, ve ne potrei leggere altri di ecoreati, per esempio anche quello di morte o lesioni, questo ve lo devo dire un attimo, morte, un altro ecoreato è la morte o lesione a seguito del delitto di inquinamento ambientale, per cui se io subisco una lesione al mio diritto della salute, mi traduco, purché non deve essere superiore ai 20 giorni, quindi se io vado dal pronto soccorso e mi dà 30 giorni, poi vado dal mio medico e me ne dà altri 20, questa diventa lesione, ok, in conseguenza di reato di inquinamento ambientale, però non deve essere inferiore, dice la norma, ai 20 giorni, quindi sia chiaro, è necessaria questa cosa qui, ma noi non abbiamo bisogno di dire cose non vere, cioè al di là del tempo, Mirko, ok, cioè sì, però, allora noi non siamo di quelli, come io dico, cos'è peggio? Della menzogna? E che per me è andata a scena in questi giorni, sono le finte verità, ok? E farle passare per vere. Mi fa arrabbiare perché se per il benzene devo andare, scusami, pronto soccorso, Roberto, questa la devo dire. Sulla bara. Un altro esercizio, questa la devo dire, che cosa dice, che cosa dice, come definisce la legge, pensate se c'è? Incidente rilevante, cioè, ma per la legge che cos'è l'incidente rilevante? Aprite bene le orecchie, se ci può stare o meno, poi dopo ognuno fa trae le conclusioni che vuole. Un incidente rilevante è un evento quale un'emissione, madonna, ci siamo, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto, la Seveso, famoso stabilimento a rischio di incidente rilevante, e che dia luogo, quindi un'emissione che si sviluppa da un'attività, ok, che dia luogo a un pericolo grave, immediato, o Mirko, lo so che ti piacerà tantissimo, o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano uno o più sostanze pericolose. Vi lascio con questo dubbio, allora io ti poi dico, non vado oltre su questa norma. Te lo dico io, sembra, maledetto, sembra che il tavolo tecnico sia uscito con decisioni pennellate su quel cacchio di articolo. Per uscire da quelle maglie. Sembra, No. Sembra, io sono fantasia. No, perché nessuno di noi è stato chiamato. Oh, no, bene un cazzo. Al tavolo tecnico c'erano i rappresentanti dell'API. Quelli c'è sempre, assolutamente. No, noi. Ieri. C'erano i consiglieri di maggioranza, no, i tavoli tecnici, no, ieri non c'entra niente. Voi mi dovete dire come si, che se era una situazione onesta da un punto di vista intellettuale e se i nostri amministratori fossero liberi di decidere in un contesto in cui viene chiamato chi offende la cittadinanza e nessuno che va lì a dire guardate non mi sta bene quello che state dicendo. Secondo quello che leggevi tu, c'è una cosa che a me mi sembra di venire a mi sembra di venire da Marte, ma vedo solo io così storta. No. Guarda che non era rilevante manco allora, una volta che io credo che morto. Sulla base di queste cose occorra anche valutare se è il caso di fare un'altra denuncia. Sì. No, vabbè, dico se ci fossero le persone disposte a farla, ecco, qualcuna sicuramente ce n'è. E magari si valuterà come sempre abbiamo fatto con le persone che sono in contatto col comitato, ci sarà un incontro magari che dedicheremo appositamente a questa cosa, chi è interessato potrà partecipare, eventualmente ci uniremo come abbiamo fatto in tanti altri casi. Io vi volevo dire che ieri su al consiglio comunale non c'erano solo falconaresi. Sì, perché abbiamo fatto un'intensa attività con i social, grazie a tanti di voi anche che hanno rilanciato le informazioni, gli articoli e quant'altro, e anche ieri, così come stasera, ci sono delle persone che sono venute a Falconara in qualche modo sensibili a quello che sta accadendo qui, perché poi noi parliamo di beni comuni quando parliamo dell'aria, della salute, dell'ambiente, l'acqua. Di tutto quanto, no? Dell'acqua, certo.
E il discorso è che ci sono per fortuna persone sensibili che stanno in altri comuni e che di fronte a una cosa così sono venuti, perché poi l'aria finisce un po' dappertutto, le cose le respiriamo tutti, capito? Cioè non è un problema localizzato su Falconara che non coinvolge nessun altro. E io lo ringrazio Francesco Fanesi, che ho avuto occasione di conoscere qui, perché non lo conoscevo. Lui ad esempio è venuto da Ancona, da Senigallia, scusa, mentre Valentina Giulio Lori, che conosco, da Ancona. Ecco, magari, non so, se volete dire una cosa, avrei piacere di lasciare il microfono pure a voi, insomma, almeno facciamo un po', condividiamo. Intanto grazie. C'è anche Sergio, un altro Senigallese. Sergio, un altro neo assunto senigallese. Allora, sarò ovviamente brevissimo. Innanzitutto io mi chiamo Francesco, come giustamente è stato detto, e faccio parte di una rete che si chiama la rete Trivelle Zero Marche. Non so se ne avete sentito parlare, siamo insomma dati abbastanza da fare nei mesi e negli anni passati. E diciamo che anche in veste di rappresentanza di questa rete che io vi sto parlando questa sera. Prima di tutto sono qui per portare la solidarietà di tutta la rete marchigiana che da Ascoli fino al Pesarese insomma sta seguendo questa vicenda da vicino. C'è stato un dibattito, uno scambio di opinioni, uno scambio di mail. Per quanto possibile insomma la nostra rete sta cercando di rimanere informata su quello che qui di grave sta accadendo, e io sono qua appunto per portarvi come prima cosa la solidarietà di tutta la rete e la vicinanza insomma di tutti quelli che fanno la battaglia, questa battaglia ambientale, anche uno stile di vita, una ragione insomma per fare attività sociale. Detto questo, il mio piccolo contributo che posso dare a questa assemblea questa sera, al di là insomma della retorica, delle frasi fatte, penso che possa essere questo. Io, a differenza della stragrande maggioranza di voi che siete qua, non abito appunto a Falconara, quindi vi posso portare quello che è un piccolo contributo, diciamo così, tra virgolette, esterno, insomma, no? Da chi non se l'è vissuta proprio sulla prima persona, sulla propria pelle. Dico questo perché secondo me quello che state facendo qui oggi è una cosa sacrosanta, molto bella, giusta, ma ha anche un piccolo rischio, e il rischio è quello che venga percepita come una battaglia prettamente falconarese, e ve lo dico perché io, non abitando qua, un po' filtro a quelle che sono le sensazioni anche insomma dell'esterno e del fuori Falconara, e che quindi tutto venga visto un po' insomma con dai buoni italiani medi, no? Insomma è un problema dei falconaresi, ce l'hanno loro, anche dal senigallese medio, non ce lo nascondiamo, che per quanto abbia anche sentito la puzza fino a Senigallia, perché in alcuni quartieri di Senigallia si è sentito, il problema è come se si è sentito. Comunque sia, il rischio alto e che venga bollato tutto come una questione locale vostra c'è. E quindi secondo me quello che io vorrei suggerirvi e che vorrei portare alla vostra attenzione è come cercare di trasformare questo rischio invece in una opportunità. E secondo noi la cosa migliore da fare, la cosa più giusta che si potrebbe fare per arrivare a questo obiettivo è una cosa molto semplice. Allora, innanzitutto questa assemblea ha parlato di una manifestazione che dovrà esserci il 28, che mi pare cosa buona e giusta, se verrà ovviamente accettata e sacrosanta, perché se da una parte la battaglia tecnico-legale, le famose barricate di carta, sono certamente una strada da percorrere, da intraprendere, dall'altra ogni battaglia, ogni rivendicazione, anche a livello sociale, se non ha dalla propria parte una mobilitazione, è destinata, non dico a fallire, ma comunque ad avere molta, molta meno forza. E quindi quello che la proposta che vi volevo fare questa sera è questa: se noi magari come Rete Trivelle Zero, insieme ad altri comitati, altre associazioni che lavorano intorno ai temi ambientali, possiamo darvi il nostro aiuto nel rendere questa manifestazione non una cosa locale di Falconara, ma una cosa
che abbia l'ambizione di essere regionale e quindi molto più partecipata, quindi molto più sentita, quindi molto più numerosa, non ce lo nascondiamo, perché tanto alla fine questo conta, no? I numeri contano, andarci in 200, andarci in 3000, no, non è la stessa cosa. E questo come possiamo farlo? E possiamo provare a farlo, possiamo provare a cercare, se voi siete d'accordo, di portare come parole d'ordine di quella manifestazione qualche cosa che racchiuda un po' anche il quadro generale della situazione che ci troviamo a vivere. Parole d'ordine che parlino insomma di strategia energetica, che parlino di un mondo che da una parte sta andando verso l'abbandono delle energie fossili e dall'altro nel nostro paese sta invece continuando, come è successo con lo Sblocca Italia ad esempio, a percorrere invece la strada contraria, quella della ricerca degli idrocarburi, del petrolio, con tutte le conseguenze che sulla vostra pelle avete provato poi in prima persona. E che quindi possiamo cominciare a denunciare il fatto che le scelte energetiche dei territori spettano a chi territori poi li vive, perché l'aerosol con il benzene è ora, è bene che comincino a farselo che cominciano a farlo i figli dei dirigenti delle multinazionali che poi i petrolchimici li costruiscono e non quelli che cazzo ci devono optare. È ora di cominciare a dire che sui territori le decisioni le prendiamo noi chi ci abita, chi poi il rischio ambientale se lo deve sorbire, perché dietro parole magari un po' così generiche come rischi ambientali, poi c'è la vita di tutti i giorni, c'è la vita dei vostri figli, ci sono le centraline della scuola che ha rilevato il benzene qui a Falconara, che stanno a dimostrare che dietro queste parole ci sono delle persone che stanno correndo dei rischi, mentre i soldi in tasca non ve li mettete voi, ma se li mettono i signori che poi gestiscono le aziende. E quindi dobbiamo cercare di ribadire che se vogliamo che abbia respiro regionale la manifestazione del 28, che questo mondo è finito, che il periodo in cui dall'alto vengono calate le grandi opere per fare ricchi i soliti noti sulle spalle dei cittadini è finito. Bravo. È finito. Questo dobbiamo dire insieme, a ribadire tutto quello che fino a qui, questo momento stasera si è giustamente detto. Quindi se chiudo, scusate se sono stato lungo, accettate il nostro aiuto, che noi siamo qua per porvi, perché la battaglia non è vostra, la battaglia di tutti è nostra, non esistono battaglie separate. Noi sabato prossimo, questo sabato saremo a Sulmona, no? Per contrastare un grande progetto di grande opera per fare cosa? E useremo, certo, e useremo questa grande vetrina che ci sarà in Abruzzo, perché ci saranno centinaia di associazioni ambientaliste lì in quella data per lanciare la manifestazione del 28, in cui chiameremo a raccolta tutti quelli che si battono per questi temi e tutta la rete che riusciremo a mobilitare. Bravo! Grazie. Grazie Francesco. Valentina D'Ancona, vuoi dire qualcosa? È piacere di dire qualcosa? Dai, Valentina, quello pure te, dai. Sì, te lo faccio una cosa fa. La Mancinelli. A nome della Mancinelli parla lei? No. Giusto per capire, no? Direi proprio no, io che la conosco, ti assicuro. Scusate, ma prima di andare avanti, la facciamo sta manifestazione, sì o no? Sì! Mandate tutti la mail, ci diamo tutti da fare, che ci aiutiamo, sì. Okay. Ma io vado in ferie perché è una settimana, ve lo dico, quindi la fate voi. Come vai in ferie? Io vado in ferie, vado alle guai. Ah, ciao a tutti, sono Valentina dell'ambasciata dei diritti d'Ancona. Noi ci teniamo particolarmente a Falconara e Comitati, perché come ambasciata abbiamo fatto un sacco di battaglie contro l'API insieme a Roberto, Loris e a tutti i comitati che si sono formati da quel famoso 25 agosto. Ma secondo me la manifestazione di sabato è fondamentale, però bisogna anche che
tutti voi, come diceva prima Roberto, facciate questo passaparola, perché tra una settimana possono cambiare tante cose, però di fatto siamo in una situazione particolare che io ho visto seguendola da Ancona, che appunto ci sono gli operai questa volta che hanno preso una posizione, ci sono dei passaggi che si possono fare per arrivare fino a sabato prossimo, sabato 28, c'è appunto la manifestazione di sabato a Sulmona, c'è il Falcatraz il 25 aprile, che comunque è estremamente partecipato, diventerà un altro punto, dove un'altra occasione per parlare della manifestazione, e parlare di manifestazione per quei giorni, in quel giorno sabato prossimo, secondo me un'altra parola d'ordine deve essere la sicurezza, perché se questa raffineria è diventata totalmente, gli impianti non sono più sicuri, non è stata fatta la manutenzione, l'API non è un referente di cui ci si può affidare e che può investire nella manutenzione, bisogna chiedere sicurezza, e la sicurezza non è quella che si sta finanziando con le telecamere, la sicurezza è quella delle persone che vivono quotidianamente in una situazione di rischio, quindi quello che va chiesto alle istituzioni è anche che si finanzino questi interventi di messa in sicurezza. Quindi gli obiettivi secondo me devono essere due, comunque la contestazione dell'API, che non è un, per l'ennesima volta, nonostante tutte le promesse fatte, non ha mantenuto gli impegni e non ha fatto insomma tutti gli accordi firmati anche nelle varie concessioni, non l'ha fatto mai. L'altra cosa è appunto chiedere che ci deve essere un intervento pubblico, perché non è più possibile vivere in una situazione come quella che si sta vivendo negli ultimi anni, e non è solo quella della scorsa settimana. Quello che possiamo fare noi è raccontarlo anche ad Ancona, cercare di comunicare a più persone che sabato prossimo a Falconara c'è questa manifestazione. Va deciso secondo me già adesso, tutti insieme qui, dove vogliamo convocarci, l'orario, in modo tale che già da domani si riesca a raccontare quello che si costruirà la prossima settimana a Falconara, cercando di coinvolgere il maggior numero di giornalisti e di persone, perché l'incidente che c'è stato non è stato visibile, era l'aria e nessuno l'ha visto, la puzza non può essere testimoniata. Per raccontare invece quello che è successo serve che il 28 la manifestazione sia una manifestazione di massa e più persone possibile ci siano, per dire che non è più possibile vivere in queste condizioni. Allora, grazie, e tra l'altro so che in sala ci sono anche persone che poi magari hanno contatti con delle redazioni o quant'altro, quindi bene. So anche che ci sarà un'attività in consiglio comunale con delle mozioni mirate, delle richieste mirate, e non è un segreto che insomma il nostro dinamismo ci ha portato nel tempo a auto-organizzarci anche con un rappresentante, insomma il Consiglio Comunale, che offrono una sponda a quello che i comitati fanno. Adesso siamo in campagna elettorale, non vogliamo strumentalizzare niente, nessuno, però è chiaro che anche in Consiglio Comunale vanno fatte delle richieste per far uscire i documenti, se ci sono, e se i documenti non ci sono è grave. E le domande e la rappresentazione che abbiamo sentito ieri sera è stata veramente disarmante, quando è stato chiesto in che condizioni era il coperchio, vedo i tecnici che si sono guardati come per dire, ma a noi lo chiedi, cioè, e a chi lo dovevamo chiedere? Allora, probabilmente non ci sono andati, no? Questo è il punto della questione. E a Monia volevo chiedere una cosa, io ho letto che l'esposto che collettivo che è stato fatto è in mano al procuratore capo, si chiama così? Procuratore capo Bilotta, però ho letto anche che nomina un perito, un consulente, questo perito esperto in materia, va bene, che ci avrà i giorni di cui avrà bisogno per fare le sue valutazioni, ma questo perito tecnicamente, se lei ha preso in mano questa denuncia 2 giorni fa, il perito sarà stato nominato ieri? Ok, ma se a noi in commissione ieri sera ci hanno detto che il serbatoio è stato svuotato e che iniziavano le operazioni per tagliare il coperchio e toglierlo,
se io lo taglio e lo porto via, cioè io non potrei occultare la prova di com'era la condizione di quel coperchio? Purtroppo sì, sì. È sbagliata sta considerazione? No, è andato da fare. Quindi insomma i documenti è importante che ci siano, io ringrazio la nostra insomma Lara, Loris e chi altri, perché poi in consiglio comunale le carte cerchiamo di fare salta fuori, ok? Perché poi se non ci sono i documenti è anche poi difficile dimostrare, no, le cose, quindi è molto importante. Va bene. Sì, certo, Riccardo Borini. Vieni Riccardo, vieni. Riccardo Borini lo dico io, un attimo prima che te parli. No, scusa, no, io ci tengo, tiriamo via. Riccardo Borini è stata una persona che 3 o 4 anni fa ha fatto per un periodo il consigliere comunale e su sti temi delle evidenze dei studi epidemiologici lui si è battuto come pochi e ha preso tante di quelle rispostacce da chi governa sta città che non se le meritava e purtroppo se meritava anche un pochino più attenzione. Io gli volevo solo di grazie. Su sta cosa qui dei documenti che diceva anche il Consiglio Comunale deve produrre, nel 2013, quando si è insediato il Consiglio Comunale all'inizio 2014, abbiamo diciamo così, approvato una mozione all'unanimità e che impegnava Sindaco Brandoni e Giunta su una serie di punti. Io mi sono informato, siamo nel 2018, sta roba è in itinere ancora, è in itinere. Dove non c'era solamente l'attenzione a, diciamo, a monitorare, come ha detto in prefettura, no, monitoriamo, che cazzo monitoriamo? Sappiamo che abbiamo più tumori, cioè, nel senso che c'è da fare una sorveglianza molto più dettagliata. E quindi c'era una serie di punti. In quell'occasione dell'approvazione di quella ho dovuto mediare, perché chiaramente le forze politiche per approvare quel documento, lima qui, lima là, e una limata pesante che ha voluto il sindaco, se no non si approvava, era la cancellazione di tutte le indagini epidemiologiche fatte a Falconara. Lui l'ha voluta togliere dal documento, va bene? L'ha voluta togliere. Quindi era l'unica condizione, altre che Di Maio, l'ultima condizione che, Salvini, che per approvare quel documento. Ora quel documento è in itinere. Cioè non è stato fatto niente di quel documento, non è stato fatto niente. 2013-2018, che significava che se qui si sta più male bisogna che la gente è facilitata a fare analisi, per dire, oppure è una serie di attenzioni di sorveglianza sanitaria. E un altro elemento, prima Mirko due è andato a finire giù, Mirko diceva il pronto soccorso, ma chi ce va il pronto soccorso? Ma allora vogliamo stanare, scusate uso questo termine, i medici di medicina generale, i pediatri che questi giorni hanno dato, bravo, hanno dato le pasticche ai nostri figli per la gola? Non lo sanno loro? Allora sta gente va stanata, perché nessuno va al pronto soccorso per il mal di gola, però mio figlio ce lo porto perché gli brucia la gola e il medico quante pasticche ha segnato? Lo sa. Allora sta gente va coinvolta, come scriveva quel documento ASVUR, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ok? Un'ultima cosa e poi termino. Allora, i dati regionali, io so, perché siccome ho rapporti con la regione, non faccio nomi né cognomi, io so che la regione ha questi flussi, i flussi dei ricoveri, delle cause di morte della regione Marche, perché tutti gli anni li deve trasmettere a Roma. Allora non mi sta bene che durante la riunione che c'è stata in prefettura viene detto che il registro tumori, dopo non so quanti anni che stiamo a scariolare sta roba, viene fuori che a giugno ci danno, forse vengono fuori i dati del 2010-2012, ma siamo nel 2018. E per dimostrare quelle robe lì, se non c'è flusso continuo, non si dimostra un cazzo, capito? Per dimostrare quelle cose lì, se non c'è un flusso continuo annuale, non dimostriamo niente della causa-effetto. Quindi, insomma, diamoci da fare tutti, come diceva Roberto, perché la situazione è tremenda. Bravo. Allora, la
la manifestazione che abbiamo deciso di organizzare tutti insieme, chiaramente per certi aspetti sarà, anzi per tanti aspetti è quasi tutta auto-organizzata. Se si immagina una manifestazione grande come pensiamo che ci serva, ci sarà bisogno di un'amplificazione adeguata, di un camioncino che la trasporta. Ora il passaparola sarà tanto, qualcuno darà una mano, però quello che voglio dire io è che forse ci sarà bisogno di un gruppo elettrogeno che genera un po' di corrente, cioè ci saranno delle spese da affrontare. Quindi adesso, poi dopo, ognuno si regola come vuole, però anche in questo, ecco, se prima dovevamo mettere 30 centesimi a testa per la sala, arriviamo a 55. Roby, il gruppo elettrogeno, non ti preoccupare, ce ne tre fermi. Va bene, va bene. No, è per dire, insomma, che se raccogliamo anche i volantini, tipografia, ecco, per dire 2500 volantini, siccome ne stiamo facendo anche per altre cose, magari li riusciamo a fa con 150, 120 euro, 150 euro, però se vogliamo volantinare su Falconara ce ne vogliono per fare un lavoretto fatto abbastanza bene, almeno 7-8 mila, ok? Quindi ci vorrà in realtà qualche 100 euro di tipografia. Insomma, vedete voi, ecco, uscendo, chi vuole lasciare un obolo, lo usiamo per queste cose qui, e poi il giorno della manifestazione chiaramente si farà un resoconto pubblico di quelle che sono state le spese e di come sono state sostenute, così come cerchiamo di far sempre. Ci sono, prima che smobilitiamo, vi raccomando di uscire con un po' di silenzio in strada, non facciamo troppo casino. Se ci sono qualche altra domanda, qualcuno che voleva dire qualcos'altro? Chiara, vieni, è una mamma, vieni, come ti chiami, scusa? Vincenzo anche. Allora, Chiara interviene come mamma? Come mamma, la facciamo parlare una mamma, sì. Esatto, io sono un po' emozionata. Io sono una di quelle mamme antipatiche che in questi giorni ha chiesto la chiusura delle scuole. So che molti non sono d'accordo. Non sei antipatica. Grazie. Io volevo raccontare la mia esperienza con il nido. Oggi ho avuto una riunione con il mio nido, sono una delle rappresentanti di classe. Abbiamo avuto una riunione del comitato di gestione con le educatrici, noi rappresentanti e l'addetta comunale referente del nido per altre cose, e alla fine sono intervenuta anch'io. E le maestre mi hanno pregato di dire questo. Lunedì mattina io ho portato mia figlia come tutte le mattine al nido e dopo due minuti l'ho presa e portata via. Era già da sabato che andavamo via tutti i giorni per le esalazioni. Il nido era irrespirabile. Le maestre vi voglio dire che le maestre hanno fatto una comunicazione scritta al comune, firmata da tutte le educatrici, staff ATA, OS, insomma tutto lo staff di questo nido. E questa comunicazione è arrivata in comune, ma non c'è stata risposta. Cioè, lo stesso giorno l'ASUR è arrivata al nido, hanno constatato che la situazione del nido era irrespirabile, e l'unica raccomandazione che hanno dato è stata quella di areggiare. Io mia figlia è da lunedì che non la porto a scuola e scappiamo da Falconara. Noi siamo una coppia di genitori lavoratori, mio marito lavora anche fuori provincia e lo facciamo con enormi sacrifici, perché sappiamo tutti chi lavora che non è che si possono prendere ferie e permessi improvvisati, né è tanto corretto magari inventarsi di star male per avere il giorno. Quindi stiamo portando via la nostra bimba con, insomma, enormi sacrifici. Oggi ho chiesto il permesso di poter raccontare questa cosa e vi dico che questa comunicazione è arrivata al comune lunedì e la responsabile comunale con cui ho parlato, diciamo che questa cosa non l'ha presa proprio seriamente, tanto che l'unica raccomandazione è stata, ecco, come vi ho detto, quella di continuare a fare areggiare i locali. Io ho portato inizialmente l'aria era irrespirabile perché le finestre venivano tenute chiuse? Erano chiuse le finestre. Perché qualcuno gli ha detto di tenere chiuso? No, allora le scuole le finestre sono state chiuse.
Il lunedì mattina le finestre erano chiuse perché c'era stato tutto il fine settimana, e quindi alla mattina alle 7:30 l'aria già, dentro era già irrespirabile. Incontro nelle scuole invece le finestre dovevano stare chiuse, per cui quando siamo andati in colloqui l'aria era altrettanto irrespirabile. Certo. Cioè i bambini infatti sono stati tenuti in 20 classette senza un filo d'aria. Io parlo della giornata di lunedì, che l'aria era molto più irrespirabile fuori che dentro già dalla mattina, quindi era stata... Cioè, oggi che l'aria era, sembrava, vedremo domani, un po' più pulita, hanno aperto perché era condizione. Da fonte amministrativa hanno detto di tenere le finestre chiuse. Io non so poi la condotta del nido, perché amministrativi si chiudono le finestre. Io so che lunedì hanno tenuto chiuso perché era impossibile areggiare i locali, perché ogni tanto tocca areggiare, respirare e chiudere. Infatti. Respirare e chiudere. Però no, quello che volevo dire è che comunque c'è stata una segnalazione scritta, non solo di noi mamme antipatiche che abbiamo scritto su Facebook, ma una dichiarazione scritta di un nido comunale che ha proprio detto che insomma la situazione era invivibile, e oltre al fatto di areggiare hanno chiesto anche di chiudere la scuola, e questo non è stato fatto. Lo volevo solamente dire perché c'è un comunicato, una comunicazione firmata. Allora, questa comunicazione, Chiara, questa comunicazione, il suo è un esempio, se ce ne sono stati altri, la società di calcio che ha deciso di tenere i ragazzi fermi. Solo quella vostra, però voglio dire, chi sa di altre testimonianze documentali di questo tipo ci faccia per cortesia avere il comitato, malariafalconara@gmail.com, oppure scrivete tramite la pagina Facebook, fateci avere copia di questi documenti, perché nel caso in cui si procederà ad ulteriore o ci fosse la disponibilità dei firmatari, proprio non c'è niente. Di scritto non c'è niente, però ci sono le comunicazioni che si sono fatti i genitori con quello che si sono scambiati, che comunque è una testimonianza. Allora, per la manifestazione, la proposta che facciamo, insomma, mi sono un po' consultato con alcuni, ma la facciamo così ad alta voce, la proposta come luogo di concentrazione, diciamo, dove ci ritroviamo, secondo me è Piazza Mazzini, e poi dopo chiaramente vediamo, perché potrebbe essere anche utile, no? Che da Piazza Mazzini magari si fa un pezzetto di strada, vediamo, ovviamente con tutte le autorizzazioni del caso. Ma perché non è arrivato davanti al sito? Allora, come dico Piazza Mazzini perché è un luogo centrale, grande, che permette intanto di radunarci, di raccoglierci, perché tanti altri punti così dentro la città non me li riesco adesso a immaginare, no? Mi sembra sì, però ritrovarci tutti a Lapi è un problema da gestire. Troviamoci da un'altra parte e poi dopo vediamo, insomma. Ma guarda, okay. Il percorso di Piazza Mazzini, e se fai il corteo fino a Lapi, ecco, dopo dove facciamo il corteo lo decidiamo adesso, nei prossimi giorni lo decidiamo. Allora rimaniamo che ci ritroveremo in Piazza Mazzini, questo è importante anche per chi ci aiuterà a divulgare la cosa, e come orario non lo so, lo dico così, non ne ho parlato con nessuno. Alle 15, che le giornate si sono allungate, questo ci permette insomma di avere qualche ora per fare quello che vogliamo fare. L'obiettivo di questa manifestazione, riassumo perché così, è quello di rappresentare la nostra indignazione, è quello di chiedere la sicurezza. Io spero che sulla parola sicurezza quella manifestazione si possa fare anche insieme ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e per una volta in questa città marciare insieme sarebbe una cosa, una grande soddisfazione. Ok? Allora, c'è questo signore qui davanti, che anche lui è venuto da fuori Falconara, si chiama Carlo Cardarelli, che ci segue spesso,
Carlo fa delle riprese così come le ha fatte ieri sera e caricherà poi questi video su YouTube. Ieri sera caricherà 4 video, o già li ha caricati, non già lo so, caricati. Già caricati, li cercate su YouTube, grazie Sergio, con Falconara Alta, Commissione Ambiente, invece quello di stasera lo caricherà come Falconara Assemblea Pubblica, ex Cinema Sport. Ecco, se poi qualcuno ha piacere di vederli o di farli girare, grazie anche a te, quindi. Bravo. Carlo, questa cosa, aiuto prezioso. Vincenzo aveva alzato la mano. Scusa Vincenzo, sei seduto? No, no, ho perso un attimo sta cosa. Ricordate l'ovolo, se potete. Sì, certo. Mirko, te danno 10.000 euro al mese, un attimo solo, educazione per questa persona che mi aveva chiesto una parola, mi ha sfuggito un attimo, scusate, colpa mia, abbiate 30 secondi e poi chiudiamo. Un attimo solo, probabilmente quello che chiedo avrei dovuto chiederlo ieri in comune, però... Silenzio! Comunicazione riportata dal sindaco, comunicazione dell'API riportata dal sindaco, su quali basi la domanda è? Giovedì 12 aprile è stato detto l'evento è rimasto confinato sul tetto del serbatoio e non ha comportato danni a persone né impatti significativi sull'ambiente. Cioè, come si è potuto dire questa cosa? E avvocato, questa dichiarazione si può utilizzare per... il comunicato dell'API ufficiale. Comunicazione in merito, ma tu ce l'hai avuto tramite WhatsApp? No, è riportato dall'API, da parte del sindaco, riportato dal sindaco. Questa cosa, io pensando male ho chiuso le finestre, come non ho riagito, però qualcuno sentendo una dichiarazione così rassicurante, magari si può usare questa dichiarazione, non so, per gli esposti, cose del genere? Se non la puoi mettere per caso, teniamo presente, ovviamente è stata, se non una sottovalutazione, è una... Cioè, il pistetto giovedì. Sì. E questa rientrerà nelle valutazioni per fare un'altra querela. Grazie Vincenzo. Buonanotte a tutti e grazie.